Ce l'ha dato Gesù Cristo. Se io vi chiedessi, dopo la lettura di questo lungo Vangelo, chi è il protagonista di questa storia? La risposta più banale, Gesù. Il protagonista non è uno, sono tutti i protagonisti. Non è la bambina, non è la carrozza, non è Gairo, sono tutti i protagonisti. Vi ho fatto questa domanda perché mentre leggevo e meditavo questo Vangelo, pensavo al fatto che noi, quando ci rapportiamo al Signore, abbiamo questo doppio atteggiamento. Da una parte ci sentiamo protagonisti, no? Quasi egocentrici nell'atteggiamento con Dio, dall'altra parte non ci sentiamo così tanto egocentrici, nel senso non ci sentiamo così tanto attenzionati da Dio. Perché vi dico questa cosa qua? Perché da una parte siamo così tanto concentrati su noi stessi, che pensiamo che tutto concorra al nostro bene, che è una frase evangelica, quindi di fatto è così. Però perché dico questo? Perché quando noi parliamo della nostra vita, di quello che capita alla nostra vita e raccontiamo la nostra giornata, le nostre situazioni, spesso noi parliamo di quello che ci capita come se tutto è contro di noi o a favore nostro, tutto quello che succede, no? Quindi anche le vicende degli altri. Non so se vi è mai capitato, ma sicuramente vi è capitato, no? Anche nelle situazioni più vicine a noi, e anche nelle situazioni che in qualche modo ci interessano, quindi che ci stanno a cuore, anche le situazioni, per esempio, dolorose della nostra vita. Quando noi ci rapportiamo a Dio, anche davanti alle situazioni più difficili, più dure della nostra storia, quando per esempio non le comprendiamo, vi dico una frase per esempio che può farvi male, ma è così, quando per esempio viviamo un dolore di qualcuno di vicino a noi, abbiamo anche pensato: Signore, perché mi fai questo? E magari è il dolore di una persona vicino a noi, neanche il nostro. Però è come se quella situazione che riguarda quella persona, non riguarda me, riguarda mio padre, mia madre, mia sorella, mio fratello, mio cugino. È come se il Signore sta usando quella persona per colpire me. Non so se vi è mai sfiorato questo pensiero. Io penso che sì, qualche volta, anche solo come pensiero. O le cose della vita, no? Quando capitano, ma anche le cose più banali, tipo che uno si parte, poi a un certo punto ti capitano gli intoppi, ecco qua, mi doveva capitare questa cosa, mi doveva capitare quest'altra cosa. Cioè noi siamo portati comunque a pensare che tutto ci capita, nel peggiore dei casi, come se tutto è contro di noi, cioè come se tutto il mondo gira intorno a noi e quindi si concentrano le cose in modo che le cose vanno male contro di noi, o nel migliore dei casi le cose vanno bene perché tutto si piega ai nostri piedi, tutto concorre perché le cose ci possono andare bene, no? Invece a un certo punto forse dovremmo pensare che ognuno ha la sua storia davanti a Dio. E vi dico questa cosa perché mi è capitato più di una volta che, per esempio, alcune persone si sono avvicinate a Dio a causa o grazie, per esempio, di un dolore di un qualche parente, no? E magari finché hanno visto una corrispondenza con la volontà di Dio, perché magari hanno visto che, mi ricordo la storia di una ragazza che la madre stava male. Quando si è avvicinata a Dio, grazie a questa cosa, allora la mamma stava sempre meglio e vedeva in questo senso, no, il fatto, una risposta di Dio. Poi ha cominciato a stare di nuovo male la madre e vedeva, ecco, perché il Signore mi fa questo, perché il Signore non mi risponde. Gli ha detto: guarda che la storia di tua madre è la storia di tua madre con Dio,
La tua storia con Dio è un'altra cosa. Cioè tu non puoi pensare che Dio usi tua madre per avvicinarti a sé e usi tua madre per metterti alla prova. Perché questo vuol dire essere egocentrici. Cioè non è che Dio usa come pedine le persone, le situazioni che sono intorno alla nostra vita perché ci deve aiutare, non ci deve aiutare, ci deve provare, non ci deve provare. Dio si rapporta a noi come si rapporta alle persone, alle situazioni che sono intorno a noi. Perché vi ho fatto tutto questo ragionamento? Perché molto spesso noi facciamo questi ragionamenti e non ce ne rendiamo conto. E in realtà non ci rendiamo conto che in questa sete di essere così attenzionati da Dio e quindi in questa sete che abbiamo di sentirci al centro, difatti al centro noi ci siamo, ma non a tal punto che Dio usa chiunque e qualunque cosa per noi. Ecco perché dico, è vero che la frase evangelica tutto concorre al bene di coloro che amano a Dio, è vero, ma non è che poi tutto è mosso per me. Questa cosa ce la dobbiamo un po' togliere dalla testa. Perché se no io vedrò sempre le situazioni intorno a me, appunto, come cose che il Signore muove per me o non muove per me. E non funziona così. Ognuno è protagonista nella sua storia con Dio. Quindi io sono protagonista della mia storia con Dio. Vi ho fatto tutto questo discorso perché nella storia, nelle storie che noi abbiamo ascoltato, ce ne sono un sacco, perché non è solo, ripeto, Gairo, la figlia, l'emorroissima, ma è anche la folla, sono anche quelli che vanno poi, no, a dire a Gairo perché disturbi il maestro, lascia stare perché ormai tua figlia è morta, ma anche quella persona ha un ruolo con Gesù, anche i discepoli hanno un ruolo con Gesù, ognuno ha la sua storia con Gesù, che, a cui deve far fronte, no? Che deve pensare. E mi ha fatto impressione questa cosa, che in tutto questo Gesù a un certo punto, quando appunto c'è la parte in questa storia dove lui viene chiamato per guarire questa bambina, la figlia di Gairo, poi c'è la situazione dell'emorroissa che viene guarita per la sua fede, a un certo punto viene detto a Gesù, viene detto a zia Gairo, lascia stare il maestro, non disturbarlo più perché tua figlia ormai è morta. E Gesù si preoccupa alla fine, invece, Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E sta cosa mi ha colpito tanto. Perché? Non perché la figlia verrà salvata per la fede di Gairo, ma perché Gairo ha la sua storia con Gesù. Perché alla fine di tutta questa storia, Gesù non dirà come in altre parti, la tua fede ha salvato tua figlia. O non si fermerà, per esempio, come ha fatto con il centurione, non ti preoccupare, vai in pace, perché tua figlia già vive. Ma semplicemente si preoccupa di fermare la mente di Gairo, tutto quel trambusto, semplicemente si preoccupa della confusione di Gairo in quel momento, non temere, soltanto abbi fede. Cioè si preoccupa semplicemente della condizione emotiva di Gairo in quel momento, Gesù. Non gli serve per guarire la bambina. Semplicemente si sta preoccupando di Gairo in quel momento, per quella situazione, per lui, punto. E questo a me dice che Gesù, nella mia storia, ogni volta viene quando deve venire, mi parla quando mi deve parlare, al di là di quello che poi mi succede, che non devo essere io a vedere poi, ah, visto che poi la bambina è risorta, visto che la bambina non è morta, in realtà è risorta, allora mi ha risposto sì. No, il Signore mi ha risposto durante, al di là di come poi è andata la storia, il Signore mi ha risposto perché Gairo in realtà ha ascoltato la parola di Gesù, perché Gairo poteva disperarsi, perché Gairo poteva fermarsi, perché Gairo poteva ascoltare quell'uomo che gli ha detto, vabbè, è morta, è
Effettivamente basta, è inutile che andiamo a casa. Invece no, ha ascoltato ed è andato a casa. Ha ascoltato la voce di Gesù in quel frangente. E lo ripeto, è perché lui ha avvertito semplicemente il fatto che Gesù lo stava consolando e serviva solo quello a Giai. Non serviva per la bambina. La vicenda della bambina è una cosa a parte. Riguardava la storia di quella bambina, che era una decisione tutta di Gesù, tutta di Dio. Non riguardava la fede di Giacomo, non riguardava la fede degli apostoli, non riguardava la fede delle amiche, degli amici, della bambina. Era una decisione di Dio che probabilmente aveva già preso e sicuramente l'avrebbe salvata, al di là di tutto. In questo frangente, in tutta quella confusione, Gesù ha avuto l'attenzione di fermarsi e di dire a Gairo: non temere, solo abbi fede. Continua a rimanere fermo, questo è il senso. E questo ve lo voglio dire perché? Perché tante volte noi siamo così preoccupati di sentirci, di trovare un appiglio e vedere, no, appunto, che tutto il mondo si muova in queste coincidenze. E invece poi magari non guardiamo la voce, non sentiamo la voce di Dio, invece che mi sta rispondendo, che mi sta dicendo semplicemente quella cosa per quel momento là. E mi deve bastare quello. Perché magari tutto il resto è un'illusione. Non mi interessa, non mi serve che è tutta una coincidenza di eventi astrali o di cose che coincidono con coincidono. Non mi interessa, mi interessa che il Signore mi sta rispondendo, mi sta parlando, perché continuerà a parlarmi volta per volta. Perché il Signore sta parlando a me, perché il protagonista della mia storia sono solo io. Non mi parlo in riferimento a quanto mi dà conferma la situazione di quell'altro, se va bene quella cosa, non va bene allora così, se va bene così. No, il Signore parla a me. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.